preoccupa adesso. Nella scuola dei radiocronisti ci si mette davanti a un muro bianco e bisogna cominciare a commentare. Il muro bianco praticamente ce l'abbiamo perché le immagini non arrivano. C'è un problema sul canale. Iniziamo qui secondo me. Allora, qui dove siamo? Dovresti saperlo, c'è Pierino Grosso. Allora ci mi dicono Val Gardena, eccoci qua, Pierino, come al solito il suo carattere viene fuori anche da queste immagini. Ce l'ha sempre con tutti. Eccolo qui sotto la neve. Pierino, ecco qui, adesso lo vediamo in partenza. Poi vedremo anche il suo arrivo. Io dico che ci si può fare anche un parallelo tra i caratteri di Gustavo e Pierino guardando come loro tagliavano il traguardo. Qui lo vediamo impegnato in slalom gigante. Allora, pensate che gli sci, direbbe Paolo De Chiesa, in questi casi, gli sci qui erano 2 metri e 13. Vedete come riesce a sciare, sembra quasi anche già il carpice. Io non sono d'accordo con questo regolamento della FIS, provo a fare Paolo. Sì. Non sono assolutamente d'accordo, loro lo sanno. Allora, qui abbiamo Pierino, spieghiamo un attimo, mio vicino da te. Pierino, tu avevi una tecnica particolare, spieghiamo in che cosa consiste questa tecnica. Ma che tecnica? Qua bisogna tirare basta per 2 mille. Siamo alle Olimpiadi di Innsbruck, quando hai portato a casa la medaglia d'oro, è stata probabilmente questa la tua vittoria più bella, anche più bella della Coppa del Mondo Genere. Insomma, vincere le Olimpiadi non è male, ma qui ha avuto anche un po' di fortuna, se per la massa è partito col 2, sappiamo che l'inversione insomma, dei 30, in quel caso era 15, era un bel vantaggio, io ho sfruttato la situazione, poi gli altri si hanno dovuto acchiapparmi, ho sbagliato un po' di qua, un po' di là, sono un vinto perfetto. Secondo gli avversari erano Gustavo Teni e Ingemar Stenmark, quindi stiamo parlando forse del massimo che lo sci ha prodotto nelle discipline tecniche dell'anno, c'è anche Alberto Tomba, non ci dimentichiamo. Ecco, qui invece dove siamo? Qui siamo in Oslana, qui calcolate che gli sci erano 2,07 metri, quindi insomma già questo dovrebbe farvi capire un attimino com'era più difficile, diciamo, c'era un po' più lento, e i pali soprattutto facevano male. Erano pali di legno, quindi bisognava passare vicino, ma neanche tanto, anche se facevamo la gara chi ne spaccava di più, chi aveva i maglioni più colorati, perché c'erano anche queste specie di sfide, diciamo. Ecco, qui siamo al rallentatore, però non è che si andasse così. No, andava un pelino più forte, diciamo, insomma, 35 allora. Poi ho fatto anche un po' di discesa, direi di fare un saltino a San Moritz, dove c'era lo slalom speciale di un campionato di fuori.